Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questa nuova sessione di pesca in fiume. Attenzione, sì, c'è la bolognese, ma come vedete ho portato anche la canna inglese. Due canne con le loro differenze e assettate in maniera un po' diversa. Infatti in questa pescata, oltre ad avere due approcci differenti, ovvero bolognese e inglese, proverò a fare degli esperimenti con esche e profondità, quindi cercando anche di fare un confronto tra le due. Dunque ragazzi, per altri video del genere mi raccomando like, condivisione, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, tanti tanti like mi aspetto. Mi sono svegliato presto alle 6 per venire qua, prendere le esche e assettare tutto. Vi ho saltato tutta la parte di mettere su roba, perché comunque ve l'ho già fatta vedere anche negli scorsi video. Direi via con la sigla. Adesso che è partita la sigla potremmo anche innescare le canne, tanto le ho appena assettate. Partirei con la bolognese perché è quella che è più facile da far stare in corrente, perché l'inglese c'è anche corrente, quindi non so. Intanto direi di partire col bigattino per trovare un po' le zone in cui stanno i pesci. Vi ricordo il target. Allora, qua ci abbiamo bei cavedani adesso, e grosse bram, cefali, che è il nostro obiettivo principale, soprattutto quelli di taglia veramente grossa, parliamo dal chilo e mezzo in poi, e ce ne sono anche di bestioni da oltre 4 kg. Potremmo imbatterci in carpe e chissà, questo posto è pieno di sorprese. Dunque partiamo con la prima. Facciamo un lancio così semplice, giusto per avere la canna posizionata e preparare l'inglese. La montatura della bolognese è la stessa dello scorso episodio ed è la stessa dell'episodio di Competition is Life. Invece in inglese abbiamo 14 grammi, galleggiante molto sensibile in questo caso, soprattutto per i cefali. Eccolo qua, bel galleggiante molto sensibile, tubertini. 14 grammi, perché tanto non mi serve lanciare. Si potrebbe pure provare a lanciare a bordo della sponda opposta, non sarebbe una brutta idea, però magari dopo ci proviamo, magari troviamo qualche bel pesciotto, magari qualche bel scardolone, anche i cefali potrebbero star là. La bolognese se ne sta alla bella in corrente, sono cresciuti pure i canneti, cosa che mi dispiace perché ho fatica più a vedere il galleggiante, e direi di lanciare pure lei. Come detto, non serve far distanza qua. Peschiamo molto vicini. Ecco, una cosa che sarebbe da provare adesso è farvi, intanto che qua scende tutto, sto già mangiando tra l'altro, vedo, no, il galleggiante ha dato una toccata. Come, allora lanciamo qua davanti. Ce l'ho, ce l'ho. Bram. No. Cavolo. Ti pareva che non facessi la bram subito? Così, si è slamata. All'inglese. Prima bremetta, non era niente eccezionale, però carina. Come bram. Allora, riproviamo qua sotto. Vediamo cos'altro c'è. Bram, vediamo un po'. Sono su uno scalino, cioè ci dovrebbe essere tanta roba, e forse ho visto una mangiata sulla bolognese. Forse era una mangiata. Forse era una mangiata.
Proviamo a mollarla un po', vediamo what happened. No, niente. Ok. Posizioniamo bene l'English. Il problema è che se ne aggancio uno di bello, mi fa un intreccio delle montature, esattamente, che non vorrei incontrare. Ce l'ho. Bremetta. Piccola bremma. Primo pesce di giornata. Fa tutto da solo. Starata. Niente. Il cefalo è l'obiettivo principale perché è quello più divertente tra tutti. E quella mi sembra una mangiata. Alla ricerca di qualche bel pesciotto. Era andata sotto ma non me ne ero accorto. Capitanello. Che vedano a dito, con l'inglese niente, con lei sì. Ciao. Si è stabilizzato. Oh, ce l'ho, un bel pesce. Un reale. Oh, che bel reale. Volo. No, non ce la faccio al volo. Ok. Allora, ecco. Che bel realotto. Ce l'ho. Sto sistemando il guadino ed è... Cos'è? Non ho visto che vedano. Sì. Acqua sporca. Qui ci diventa meno sospettoso. Ok. Che vedanello. Ci ho detto. Carino, bel cefalo questo, mi sa, da come tira all'inglese. Ecco, ha preso l'altra lenza. Ah sì. Ok, vediamo un po'. Bel cefalo, sì, tira, un bel pesce. Vediamo un po'. Eh no, è invece una bremona, sembrava quasi un cefalo. Bremona all'inglese in fiume. Top. Godino. Ok. Cazzo. E come tirava, perché comunque piega la canna, sembrava un pesciolone, un bel cefalone, eccolo qua. È comunque un bel pesce, però non quanto un cefalone. Un bel cefalo. Pesa anche tanto. È veramente di bella taglia. Pescata neanche sul fondo con bigattino. È un bremone
L'Italia è importante, adesso lo tiro fuori. Ok. Ok. Guardate qua. Eccola che va. Maron. Ho preso uno dopo l'altro. Un altro brema. Guarda qua. Folle come cosa. Guarda. 2 secondi, 2 breme. 2 secondi, 2 breme. A distanza di 2 secondi, guarda. Tempo di appoggiare una canna. C'ho l'altra col pesce in canna. Sì, c'ho l'altra col pesce. Questa non è grande, però. Carina. Sicuramente. Guardate qua. Tac. Ecco. Via. Amo. Tacchiamo qua. Ecco. Via che va.